Buongiorno, lode al Signore, grazie per questa pioggia e che questa pioggia dia lode e gloria a Dio sempre. Anche la velocità ci dice di andare più piano perché il tempo è veramente brutto e le strade sono complicate, ma questo non importa perché noi stiamo camminando sulla via che è Gesù. L'unica via che ci interessa, che ci protegge, lui ci sta precedendo per andare in questa giornata che sappiamo essere meravigliosa perché Dio ha preparato ogni cosa per noi. E grazie a Gesù perché oggi ci ricordi di meditare sull'umiltà. L'umiltà, quella che ogni tanto ci si riempie la bocca, ci parla, parliamo tutti e tanti dietro a questa umiltà si mettono uno scudo e si nascondono per evitare di mettersi a servizio. Invece ci ricordi proprio la giusta umiltà, la vera umiltà, Signore, l'umiltà di Maria, l'umiltà di colei che da grande, cioè nella sua piccolezza, riconosce la grandezza di Dio e si riconosce grande in te, ma ha sempre presente la tua grandezza al di sopra di ogni cosa. La grandezza di Dio che è quella che sovrasta davvero ogni cosa, la grandezza che è al di sopra di noi, al di dentro di noi, davanti a noi, dietro a noi, la grandezza di Dio che è e noi in questa grandezza possiamo essere. E l'umiltà è solo l'atteggiamento che riconosce questa verità, non è l'atteggiamento che ci fa piccoli, che ci mette indietro, che non ci tiene a servizio. Ma è l'atteggiamento invece che ci manda a servizio, credendo che davvero Dio ti precede e Dio ha preparato ogni cosa per noi, nel quale noi dobbiamo solamente entrarci. E quindi oggi, buon cammino, cammina, muoviti in questa verità, in questa umiltà, cammina entrando in questa grandezza, che è una rivelazione di chi è Gesù, di chi è davvero il Signore. Di che cos'è il suo amore, di quali sono le sue aspettative, di quali sono i suoi sogni, i suoi desideri per te. Io ti invito, e stiamo entrando in una galleria, ad entrare in questa verità attraverso l'umiltà. E come usciamo adesso e arriva la luce, ricevi tutta la luce, la rivelazione di Dio in questo atteggiamento umile che riconosce che grandi cose ha fatto in noi colui che è l'Onnipotente. Lode e gloria a te. Sempre, grazie Gesù, grazie anche per Mimmo che sta guidando e che ci sta conducendo in questa strada di intemperie. Lode al Signore, ringraziamo anche per Mimmo. Amen, Grazie Gesù. Lord.